Allora, tu mi avevi detto la questione della Nuland. Io ne approfitto semplicemente per dire una cosa. Come funziona il sistema di potere? Il sistema di potere è in tutto il mondo, ovunque, quindi anche negli Stati Uniti d'America, chi comanda obiettivamente stabilisce esattamente quello che deve fare e quello che vuole che si faccia. Posso raccontare un episodio? Esattamente. Non so se io ti ho raccontato dell'anno scorso di quando sono andato a Colonia in fiera. No. Era il 22 ottobre, Del la se 14? 22 ottobre del 2014, Sì. testimone personale, perché eravamo a cena con l'amico col quale siamo andati in fiera, avremmo dovuto prendere il treno da Colonia per tornare in Sì. Italia. E siamo andati a pranzo Io in un ci sono ristorante. stato a Colonia, era ancora semi diroccata, nel 52 mi pare, 52-53, Colonia è in bello. autostop, bellissimo. Insomma, ci siamo cercati un Ho ristorante dormito giù. in un bunker Ah, sì. trasformato in albergo. Se ti dico come ho dormito, vabbè, proseguiamo. Comunque, siamo scesi giù al vecchio porto del mercato del Sì. pesce, nella parte vecchia di Colonia, sulle rive del Reno, e ci siamo fermati in un posto che ci convinceva. Stavamo fuori in attesa del cameriere quando era quasi sera, era l'imbrunire, quando comincia a volteggiare sopra la nostra testa un elicottero. A un certo punto arriva un macchinone chiaramente americano, arrivano i poliziotti tedeschi, ma non i poliziotti quelli normali, i Quegli poliziotti c'erano altri. scritti quelli della Sì. Bundeskriminalamt. E a un certo punto dalla macchina scende un signore, lo precedono degli armati. Noi stavamo lì sulla porta, arriva questo signore, io lo riconosco subito, cioè non sapevo chi fosse, però lo riconosco dal fatto che aveva sulla spilletta della bandierina americana, e ho capito praticamente che era l'ambasciatore americano in Germania. Penso. E dopo pochi minuti sono arrivati altri guardaspalle, è arrivato l'ambasciatore russo e io ero presente all'inizio di un incontro praticamente quasi riservato, Quasi anche se riservato, c'era ma non riservato l'elicottero del sopra, tutto, a anzi, la Colonia, massima riservatezza è tra quello che si fa. l'ambasciatore russo e l'ambasciatore americano in Certamente. questo ristorante. 2 giorni dopo è esploso lo scandalo delle intercettazioni, la Merkel incazzata Hai nera che capito? ha convocato l'ambasciatore a Berlino. 2 giorni dopo questa, la Merkel ha convocato l'ambasciatore a Berlino. Penso un E po'. 2 giorni prima l'ambasciatore con il russo stava in un Esattamente. ristorante a Colonia a parlare, li ho visti Esattamente, io. E esattamente. ancora quell'ambasciatore lì, perché su internet l'ho Sì. cercato fino alla scorsa settimana, è lo stesso ambasciatore del quale non mi Esattamente. ricordo il nome, ma io l'ho riconosciuto. Per dirti i giochi che Esattamente. ci stanno dietro, Non solo, ma diciamo pure che in riferimento a quello che è successo Esattamente. all'aereo tedesco la scorsa Esattamente, settimana. esattamente. Allora, ritornando al discorso della Nuland, semplicemente per dire, per ribadirlo anche adesso, che il sistema è questo: chi comanda vuole che certe cose si facciano. Allora, ricordiamoci che la Nuland è il marito, il quale, vedi caso, c'ha un nome che richiama proprio l'origine kazara della sua casata, diciamo così. Sono persone che hanno una posizione di estremo rilievo nella politica estera americana, perché uno fa parte dei New Conservative. E l'altra è quella che sappiamo. Tra parentesi, il nome Nuland significa esattamente no land, cioè senza patria. Era tipica espressione di quella tipologia razziale che noi conosciamo molto bene. Tu hai cominciato questo discorso e su questo continuiamo, perché a tutt'oggi le falsificazioni relative a quello che è avvenuto nell'aereo tedesco della, come si chiama, non ricordo mai, ce l'abbiamo qui, German German Wing. Wings,
sono all'ordine del giorno e hanno la stessa intensità che ci fu in occasione dell'abbattimento delle Twin Towers. È la stessa cosa. Si continua a insistere a dar la colpa su un povero pilota che non c'entra assolutamente nulla. Ora, io so che moltissima gente ancora non ha capito, e vedi caso, a fronte del fatto che internet ormai sta rasentando, attenzione, stiamo parlando di cose molto importanti, sta rasentando come percentuale di partecipazione e di visione i TG, e diciamo gli ultimi dati che sono stati pubblicati in questi giorni, abbiamo un 75% di TG, percentuale di TG di qualsiasi tipo per quanto riguarda la diffusione delle notizie, ma abbiamo un 50% di internet. Quindi la cultura alternativa, le informazioni alternative scorrono sistematicamente. Dovremmo dire che probabilmente queste informazioni alternative non hanno la stessa presa, e dimostreremo anche con un libro qui che mi sono portato dietro, non hanno la stessa presa di quelle invece impositive date da autorità dalle televisioni, un po' come lo stesso discorso che riguarda la religione, perché qualsiasi cosa uno possa dire, studiosi di altissimo livello possono dire, e sono usciti dei libri bellissimi, l'ultimo libro del quale ho partecipato alla presentazione è un libro dedicato a Ercole quale prefigurazione di Cristo, perché il mito di Cristo, la storia di Cristo, è esattamente la storia di Ercole, rifatta, ricostruita, perché i miti hanno tutti una loro dinamica, che è sempre la stessa, rifatta un paio di migliaia di anni dopo. Ma siccome l'incidenza del mito è fondamentale nella elaborazione delle idee, Cristo non poteva che avere le stesse vicissitudini di Ercole stesso. Ricordo che la dodicesima fatica di Ercole, due cose devo ricordare: la prima è che la dodicesima fatica di Ercole corrisponde alla discesa di Ercole agli inferi, quindi né più né meno che cosa ha fatto Cristo, che prima di risorgere ha avuto la discesa agli inferi, primo passo. L'altra cosa importantissima è che c'è stato un prete, mi pare fosse proprio un gesuita, il quale nel 1600 ebbe il coraggio di scrivere questa frase nell'ambito di una sua argomentazione, che diceva: pereant qui ante nos